Ciao ragazzi, allora parliamo del basso medioevo e della ripresa che comincia con l'anno 1000. Voi sapete ragazzi che il medioevo inizia nel 476 d.C., non vi ripeto perché, e finisce nel 1492, non vi ripeto perché. Questo lungo periodo però viene diviso in due parti con l'anno 1000, quindi e viene diviso in alto medioevo e basso medioevo. Quindi ci sarà qualcosa, sarà successo qualcosa in questo anno 1000 perché gli storici dicano ok, qua dividiamo il medioevo in due periodi. Cosa è successo? È successo il finimondo, cioè sono successe un sacco di cose che adesso noi guardiamo sfruttando questa mappa. Allora, intorno all'anno 1000 cosa succede? Succede che cambiano tantissimo appunto le cose in Europa. Partiamo da questo, una cosa in cui non c'entra l'uomo, ma fortunatamente c'è stato un clima migliore, un clima meno freddo, un po' più piovoso, per cui non c'erano periodi di siccità troppo lunghi e quindi insomma è stato un periodo migliore. Questo tra l'altro ha contribuito anche a diminuire le epidemie, le famose pestilenze, non c'era ancora la peste, ma venivano chiamate così. Sono finite le invasioni barbariche perché dopo l'arrivo dei Normanni, degli Ungari e degli Arabi o Saraceni, questi si sono un attimino calmati. Tutte queste cose, ragazzi, cosa hanno determinato? Hanno determinato un aumento della popolazione. Moriva meno gente, viveva di più gente, nasceva più gente, per cui abbiamo intorno all'anno 1000 un aumento della popolazione. In più, cosa è successo? È successo, andiamo qua sotto, che in questo periodo vengono inventate tutta una serie di novità in campo agricolo. Vengono inventati nuovi attrezzi agricoli, vedete qua, ad esempio l'aratro pesante. L'aratro pesante è un aratro a cui vengono messe le ruote, quindi è più facile da trainare, e soprattutto ha il versoio, cioè una lama ricurva che girava la terra, per cui non semplicemente entrava all'interno della terra, ma dato che i buoi o i cavalli lo tiravano, questa terra veniva smossa, veniva lavorata, diciamo così, meglio. Tra l'altro, questo aratro veniva legato agli animali attraverso un giogo, questo si chiama giogo, che diventa di legno, vedete che qua sopra è di legno e anche questa è una grande novità perché prima non era di legno, per cui i cavalli quasi si strozzavano, poverini, a portare questo giogo, a tirare questo giogo. Invece con il giogo di legno riescono appunto a trascinare meglio l'aratro. Altra novità importantissima, la ferratura appunto degli zoccoli del cavallo. Noi oggi siamo abituati a vedere il cavallo sempre con gli zoccoli, ma non è sempre stato così. Per cui questi poveri cavalli che dovevano camminare su pietre, su sassi, ma anche su un semplice terriccio, senza il ferro sotto, insomma, erano messi piuttosto male. E invece ecco qua che viene inventata questa cosa. Viene inventato il mulino a vento. C'era già il mulino ad acqua, lo utilizzavano già addirittura gli antichi romani, ma adesso abbiamo il mulino a vento, per cui magari in un posto dove non c'è l'acqua poteva essere messo un mulino a vento. E poi un'altra novità ancora, quella che viene chiamata la rotazione triennale. Si passa dalla rotazione biennale alla rotazione triennale. La rotazione ve la faccio vedere meglio qua. Prima un campo veniva diviso in due parti, prima dell'anno 1000. Da una parte si coltivava il frumento fondamentalmente, dall'altra parte era lasciato a maggese, cioè vuol dire non coltivato, cresceva l'erba e mandavano sopra gli animali appunto a pascolare. Poi l'anno dopo si scambiava, perché in questo modo i sali minerali che erano stati succhiati, diciamo così, nel terreno da queste piante si ricostituivano e poi avanti così. Intorno all'anno 1000 invece viene introdotta la rotazione triennale. Il campo non è più diviso in due, come qua vedete, ma in tre. Quindi da una parte si coltivava un cereale che tra l'altro aveva magari una raccolta in primavera, dall'altra parte un altro cereale o comunque un altro prodotto che magari veniva raccolto in autunno e solo un terzo del campo veniva lasciato a maggese. E questo, ragazzi, è importantissimo perché vedete, in questo modo il campo coltivato non è più solo metà, ma è due terzi, c'è cioè una bella differenza. Poi ho due raccolti all'anno, ho dei raccolti in periodi dell'anno diversi. Poi appunto si ruotava, l'anno dopo il maggese andava qua, l'orzo andava qua e via dicendo. Allora, cosa succede? Che tutta sta roba
Tutti questi cambiamenti cosa determinano? Determinano un aumento della produzione agricola. I raccolti aumentano, si produce molto di più. Tra l'altro, questo, l'aumento della popolazione e l'aumento della produzione agricola sono collegati perché? Perché più aumenta la popolazione, più questa popolazione può coltivare, quindi produrre di più. Più produco, più la popolazione mangia bene e quindi questa la popolazione continua ad aumentare, quindi è una causa-effetto, diciamo così, collegata. E tra l'altro cosa succede? Succede che dato che io ho bisogno di più cibo per più popolazioni, come per l'aumento della popolazione, succede anche che più terre vengono coltivate, mentre prima dell'anno 1000 si lasciavano tante terre incolte, arrivava la foresta praticamente e queste restavano così. Invece adesso si dissodano le terre, si bonificano le paludi, si arano nuovi campi perché ci vuole più cibo per la gente, cioè più gente che può fare questi lavori. Allora, è tutto collegato. Fatto è che appunto produzione agricola aumenta e aumentando fa aumentare anche la popolazione e questo tra l'altro determina anche una diminuzione, qui non è segnato, ma c'è anche una diminuzione dell'infanticidio femminile. Perché? Perché prima dell'anno 1000 tantissime volte i poveri contadini che non avevano da mangiare, se si vedevano nascere una bambina, purtroppo la uccidevano, come i gattini qual volte succede che vengono uccisi appena nati. Adesso invece, essendoci più cibo, le femmine vengono spesso risparmiate, quindi anche questo determina un aumento della popolazione, per cui ecco che abbiamo molta più produzione agricola. La gente cosa succede? Succede che non consuma tutto nell'arco dell'anno, tutto quello che viene prodotto, dato che è tanto, in certi casi avanza, abbiamo quelle che vengono chiamate le eccedenze agricole. Cosa succederà con queste eccedenze agricole? Lo vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!